Io so delle cose che tramazzano l'uomo. Lo sai che cos'è l'8 per 1000? È la tangente che Craxi da sempre ha pagato alla Chiesa perché la Chiesa stesse brava e non rivelasse Tangentopoli. Lo IOR di Tangentopoli ha riciclato tutti i soldi più, e adesso l'indagine di Savona sulla 'Ndrangheta si ferma allo IOR. Il mio defenestramento che viene da Roma, cosa vuol dire? Sta bravo, perché io sono a rischio vita, perché mi sono esposto troppo. Perché a Lupi hanno mandato da Roma senza appello l'unica possibilità di buttarmi fuori? O lo convinci che se ne vada o lo butti fuori con i carabinieri. Queste sono le mie possibilità su noi. 20 maggio ho avuto questa davanti a due testimoni. Io ho queste due possibilità. Il vescovo tremava come una foglia. Perché io dovevo essere fatto fuori perché su troppe cose sporche a livello amministrativo. Ma la scusa non è che lo IOR fa fuori la gente, eh? E sinceramente adesso andare a stello lassù in quella casa a pian terreno ho anche un po' paura. Io ho paura, perché quelli non scherzano, Ci mancherebbe. Quelli non scherzano. Perché io rischio la vita. Ho perso tutto. Sì. Ho perso la mia onorabilità, ho perso. Mi rimane solo la mia famiglia. È chiaro che mi hanno ricattato. Cosa facevo? I carabinieri me li hanno mandati 3 volte. Il maresciallo si è talmente spaventato della mia reazione quando sono venuto la 3ª volta che praticamente mi ha mandato Isidoro a dirmelo. Noi siamo spinti dall'alto e non abbiamo nessuna intenzione di perseguire lui. Dobbiamo farlo perché dobbiamo farlo. E chi è che li ha mandati? La curia e il sindaco. Cioè, è mafia bella e buona. Guarda un po' qualche film di mafia. Come finisce il film di mafia? Che Borsellino e Falcone sono finiti in quella maniera. Che un sacco di gente finisce così. E io chi sono? Dall'altra parte mi vengono a dire che le indagini sono ferme sulla 'Ndrangheta, Savona, eccetera, eccetera. Perché lo IOR è la banca. E esce intanto lo Scavoter, con la Scavoter, che viene giù il mondo con la Scavoter. La Scavoter era una ditta uguale a tutte le altre che ci sono a Savona, Sacchi. In 10 anni è diventata la ditta più importante del nord Italia. E ha coinvolto preti contro preti, soldi contro soldi. Io queste cose le ho denunciate. Sei in mezzo alla Chiesa e alla massoneria. Hanno fatto fuori i magistrati, questa gente qua. C'è lo IOR dietro, E ci sono i migliaia di miliardi di denaro sporco proveniente da tutte le porcate che possono esserci nel mondo che viene pulito. E io a Savona ho avuto l'ardire di dire a quello che comanda tutte queste cose qui, che è Calcagno, secondo il cardinal Nicora, e terzo Calcagno, Non è che ho toccato Calcagno che fa il vino o che fa il cretino a Savona, ho toccato prima il Papa, secondo Nicora, ma Nicora è un giurista, che era Nusci a Calcagno, Era come faceva a falsificare i bilanci, se ne vantava. Ho sentito dire come ha fatto a riciclare 3 piani abusivi di un edificio enorme dove c'è la Caritas. Ha ubriacato Veltroni e tutta la sua equipe con una damigiana di grappa che l'ha brutta quasi tutta, e poi alla fine ha estorto un procedimento di condono al comune di Roma che fa venire solo l'angoscia, e hanno poi insabbiato tutto. La faccenda di Anemone, dove c'è anche Scagliola che gli hanno regalato la casa che non sa chi gliel'ha data, c'è tutto un traffico di case romane prestigiose che il Calcagno me l'ha detto a me. Mi chiamano a Roma per sistemare tutte le case del business di propaganda fide.